Si è squagliato, ragazzi miei, si è squagliato come praticamente un pupazzo di neve al caldo l'Ajax, i Lancieri, che hanno sfiorato 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, la finale di Champions League. Si è squagliato giorno dopo giorno, si è squagliato piano piano. De Ligt alla Juventus, De Jong al Barcellona, c'aveva Neres, c'aveva Tadic, c'aveva Ziyech che è andato al Chelsea e c'aveva soprattutto Van de Beek che è andato al Manchester United. Ecco, questo è il video dell'ufficialità di Van de Beek che va al Manchester United, ragazzi miei, gliel'hanno regalato. Secondo me gliel'hanno regalato, vuoi per il Covid, vuoi perché avevano paura che il prezzo si sarebbe abbassato, vuoi perché l'Ajax stesso sapeva che un miracolo del genere non l'avrebbe più fatto. Però ragazzi miei, gliel'hanno regalato. È un giocatore spaziale Van de Beek, è un giocatore fantastico, un giocatore che poteva andare ovunque, soprattutto adesso che il trequartista sta tornando di moda, poteva andare veramente veramente ovunque Van de Beek. Va allo United però per una cifra pari a 45 milioni di euro e chi ha visto giocare Van de Beek sa che quel giocatore 60-65 milioni almeno li vale, è un giocatore spaziale. Guardate ragazzi, ieri parlavo con un mio amico che lui da anni, da quando è piccolo, fa Manchester United e mi diceva: oh, piove da 3 giorni di fila a Roma, grazie al cazzo, lo United in estate piove da 3 giorni di fila a Roma, grazie al cazzo, lo United ha fatto un acquisto intelligente pagandolo 20 milioni in meno del reale valore del giocatore. Lo United è famoso per strapagare i giocatori, per regalarli, cioè per regalare i soldi. E stavolta, ragazzi, secondo me lo United ha fatto un colpaccio. Innanzitutto, chi è Van de Beek? Ma che vi devo spiegare chi è Van de Beek? Vabbè, sostanzialmente nasce con De Boer, De Beer, De Boer, come cazzo si chiama quel demente lì che ha fatto, che ha mandato nella merda l'Inter. Poi, piano piano, invece, con Ten Hag è cresciuto ed è cresciuto molto bene. Tant'è che prima era un interno di centrocampo. E infatti, questa è una qualità che secondo me, l'utilità, è una qualità che rivedremo spesso a Manchester, spesso allo United, perché lì poi dovrà dimostrare di valere entrando poi in un meccanismo un po' particolare. Vedremo se lo United conferma Solskjaer, vedremo insomma come giocherà. Però, prima lui era un interno di centrocampo, è diventato un trequartista puro. Avvicinandosi alla porta ha fatto molto molto bene, molto molto meglio di come rendeva prima da interno di centrocampo, quindi deve molto a Ten Hag realmente. Corre tanto, pressa molto bene perché è un giocatore che pressa, un giocatore che corre per 90 minuti e soprattutto è un giocatore che si muove, si inserisce tra le linee. È un continuo inserirsi tra le linee. E per un gioco come quello di Solskjaer, per un gioco come quello del Manchester United, e per un gioco come quello che si gioca in Premier League, perché in Premier League, ragazzi miei, si gioca così, si gioca proprio ad inserirsi tra le linee. Beh, secondo me è un colpaccio. Beh, andiamo per gradi, andiamo per gradi. Vi invito come detto a lasciare tantissimi piace qui sotto. Mi raccomando, lasciate tantissimi piace per supportare questi video del calciomercato ufficiale che sto a portare più video possibili. Iscrivetevi anche al canale qualora non l'aveste già fatto. Ma iscrivetevi anche al mio secondo canale, Sicolf Calcio 2.0, dove ogni giorno pubblico 2/3 video a livello del primo canale. Importante, ragazzi miei, ho lanciato la sfida. Se questo canale raggiunge, Sicolf raggiunge mezzo milione di iscritti entro fine ottobre, quindi 30 ottobre scadenza massima, o il secondo canale, Sicolf Calcio 2.0, Sicolf Calcio 2.0, fa 100.000 iscritti entro il 30 ottobre, prendo un biglietto aereo, parto, me ne vado, prima possibile, alle Maldive, alle Bahamas, alle Maurizio, alle Seychelles, ad una destinazione pazzesca. Adesso poi decideremo insieme su Instagram, eccetera, seguitemi tra l'altro, Simone Sicolf, trattino basso official, prendo questo biglietto, parto, vado lì e vado a fare i video intervista chiedendo alla gente che cosa ne pensa di Cristante, di Fazio, di Juan Jesus e di gente del genere. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Torniamo a noi. È alto 1,84 m, ha 23 anni, è molto molto giovane, ha una carriera davanti e va al Manchester United per 45 milioni. Io non continuerò mai, mai, io continuerò sempre, non smetterò mai, scusate, di ripetervi, che secondo me 60 bombe le valeva. Quest'anno è un giocatore che ha fatto 10 gol e 11 assist e se non sbaglio l'Eredivisie mi sa che è stato anche sospeso un po' prima, ma non ricordo, vado un po' a memoria. Mentre l'anno scorso, l'anno quello della consacrazione definitiva, quello dell'Ajax in semifinale di Champions, tra tutte le competizioni, addirittura ha fatto 17 gol e 13 assist. Se fosse un'ala sarebbe quasi normale, se fosse un attaccante sarebbe quasi anche poco. Per un trequartista, un giocatore che si inserisce tra le linee, ma che gioca estremamente dietro rispetto alla punta dell'Ajax, secondo me 17 gol e 13 assist, e quindi 27 gol e 24 assist in 2 anni sono veramente, veramente tanti. Adesso bisognerà vedere come si integrerà al Manchester United. Perché lo United è una squadra che comunque spesso tende a bruciare i giocatori, soprattutto i giovani, ma soprattutto è una squadra rodata su un sistema di gioco, il 4-2-3-1. 4-2-3-1 che solitamente prevedeva le due mezzali, quindi Fred e Pogba, e poi il trequartista. Il trequartista era Bruno Fernandes, che nessuno, a cui nessuno
toglierà il posto. Ragazzi, Bruno Fernandes è un giocatore che in questo momento, a mio modo di vedere, è tra i migliori al mondo. Non mi aspettavo che riuscisse a tenere botta anche al Manchester United. Certamente lo Sporting Lisbona stava tenendo una continuità assurda. Ragazzi, allo United quest'anno vado a prendere le statistiche, ha fatto in 14 partite, quindi quasi niente, 8 gol e 7 assist in Premier League. In Premier League. Quindi se andiamo a guardare i 6 mesi di Bruno Fernandes, perché poi Bruno Fernandes c'ha una qualità assurda, adesso poi riprendiamo a parlare ovviamente di Van de Beek, c'ha una qualità assurda, quella che segna in tutte le competizioni, e ha fatto quest'anno tra Liga NOS, quindi campionato portoghese, i primi 6 mesi, e campionato inglese, 27 gol, 27 gol e 22 assist, quindi nessuno gli leverà il posto. Tra l'altro qualcuno dirà, vabbè, ma la maggior parte li avrà fatti in Liga NOS. No! Ha fatto 8 gol e 7 assist con lo Sporting, 8 gol e 7 assist in Premier League. E in Europa League ha fatto 8 gol e 4 assist, in Allianz Cup ha fatto 2 gol e 4 assist, in FA Cup ha fatto un gol. Cioè, raga, è un giocatore spaziale, ok? Quindi difficilmente gli si toglierà il posto. Gioca lì Bruno Fernandes, a destra solitamente gioca Greenwood, a sinistra solitamente gioca Rashford, davanti dovrebbe giocare Martial o Greenwood si vuole spostare in avanti, però questo, diciamo, magari per far spazio a Lingard. Lo United è una squadra che ha tanti tanti calciatori là, quindi bisognerà capire dove verrà impiegato Van de Beek. La prima cosa che mi viene da pensare in realtà è la seguente: Bruno Fernandes dalla tre quarti non lo schiodi, e quindi Bruno Fernandes è resta sulla tre quarti. Probabilmente Van de Beek allora tornerà a fare l'interno di centrocampo, giocando vicino a Pogba e costruendo quindi un centrocampo formato da Pogba, Van de Beek e Bruno Fernandes. Certamente questo è uno dei centrocampi più forti del mondo a livello di nomi e titolari ovviamente. Però va detto anche che Van de Beek, interno di centrocampo, molto spesso, diciamo, ne ho parlato all'inizio video, ha fatto vedere cose che non avremmo voluto vedere. Cioè, è un po' più indietro nella forma, è un po' più indietro nella qualità che dimostra di avere in campo, nelle qualità che dimostra di avere in campo rispetto a quando fai il trequartista. Quindi anche questo, cioè, quindi questo in realtà è il primo vero difetto, potrebbe essere proprio questo. Tra l'altro, vi vado a fare uno stilone, vi vado a dire tutti i giocatori che ha lo United dalla cintola in su, e sarà difficile capire appunto come Solskjaer li metterà in campo, perché lo United ha Pogba, McTominay e Fred come effettivamente come mezzali, perché poi se vogliamo andare a contare i mediani ha anche Matic e appunto ha anche Garner, che comunque secondo me probabilmente andrà via, non lo so, poi vedremo. Comunque dobbiamo contare i centrocampisti centrali, c'è Pogba, Fred, McTominay e Matic. Come trequartisti c'è Bruno Fernandes, Van de Beek, Pereira e Mata, che sono tutti giocatori comunque molto forti. Sulla fascia sinistra c'è Rashford e James, sulla fascia destra c'è Lingard, davanti c'è Greenwood e Martial. Ecco, do capista cosa, devo capire, a meno che poi non si voglia far giocare, che so, Bruno Fernandes alla destra. Boh, non lo so, oppure avevo pensato addirittura che lo United passasse a giocare con due trequartisti e una punta, però come giochi? 4-2-2-1, cioè 4-2-4-3-2-1, quindi dovresti giocare con Pogba, Matic e Fred, e poi giocheresti con Bruno Fernandes e Van de Beek, e la punta che dovrebbe essere o Greenwood o Martial, però così facendo Rashford dove lo metti, James dove lo metti, Lingard dove lo metti, comunque diciamo che non è un problema avere troppi giocatori, l'abbondanza non è mai stato un problema, il problema è quando te mancano. Io come acquisto gli do 9, ragazzi. Van de Beek merita 9, pazzesco, un acquisto della Madonna, 40-45 milioni gliel'hanno proprio regalato, gliel'hanno impacchettato e gliel'hanno mandato a casa. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi chiedo tantissimo qui sotto, buon alleno come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.